Quindi la situazione ad Agrigento è composta da una ricettività degli hotel sicuramente non adeguata per numero in particolare, ma abbiamo il grande favore dei B&B che hanno un'offerta veramente straordinaria di qualità e i B&B da soli fanno un lavoro straordinario per il turismo di Agrigento. Quindi queste realtà, insieme a quelle citate prima, straordinarie di sedi di valorizzazione turistica appunto e culturale, dobbiamo adesso fare sistema, così come abbiamo già iniziato con City of the Temples e grazie al favore anche della Fondazione Agire Insieme e quindi del marchio d'aria che vogliamo creare, dobbiamo cercare appunto di creare tutti insieme questo grande sistema turistico di accoglienza di Agrigento, chiamato appunto Destinazione Agrigento. È un momento veramente particolare per il turismo, perché i prossimi 2 anni, insieme alla programmazione europea, sicuramente decideranno un altro dei destini di Agrigento. Alcuni sono già decisi, quando inizialmente fu la sede di Montalbano trasferita altrove, fu deciso con l'aeroporto mancato di Agrigento, fu deciso principalmente da quella legge speciale dedicata ai centri storici di Siracusa e Agrigento di parecchi anni fa, che ha visto Siracusa rinascere e Agrigento arrancare. Ecco, oggi si deciderà un altro destino, quindi penso che sia il caso di organizzarsi e essere noi gli autori di questo prossimo destino. Direi che i tempi dell'indugio sono finiti, dobbiamo ripensare a un sistema turistico nuovo, basandoci sulle nuove tecniche digitali, ma anche analogiche di sviluppo di network sicuramente. Ma possiamo pensare anche a delle cose banali, potremmo pensare all'autobus di linea che già fa il giro e che passa alla Valle dei Templi, di individuare per questo una fermata appunto a Valle dei Templi e magari individuare anche accanto al numero dell'autobus, che quella linea passa dalla Valle dei Templi. Questo potrebbe essere un grandissimo passo per i turisti e una tabella in più per la ditta di autobus. Vogliamo spingere il sindaco a fare un bando per riaprire i gabinetti pubblici, per esempio. Una carenza è quella sicuramente dei servizi in questo senso, principalmente quando le attività ricettive di supporto come i bar e i ristoranti che fanno un grandissimo lavoro magari si trovano chiuse, ma dobbiamo sopperire a queste piccole ma grandi esigenze. Quindi dobbiamo ripensare la città in maniera semplicemente nuova, rivalutando quello che già c'è. Ci sono riusciti in tanti, abbiamo degli esempi validi, quindi non dobbiamo semplicemente sognare, dobbiamo soltanto mettere in pratica delle best practices tutti insieme, cercando di stimolare dove è necessario, ma cercando appunto di riorganizzare la città con un sistema nuovo, contemporaneo e che porti Agrigento allo sviluppo turistico tanto agognato.